di riposizionamento necessaria per reimpostare i parametri necessari per la prossima manovra, ovvero la virata sfocata alta velocità, caratteristica del velivolo, ovvero la resistenza strutturale. Guardate, il C27G si avvicina di fronte a voi e in corrispondenza della display line effettua questa virata a sinistra e vi mostra i 22 metri di apertura all'aria. E adesso prepariamoci per quella che forse è la manovra più famosa per la presentazione del C27J operata dai miei colleghi del reparto sperimentale di volo, ovvero l'esecuzione di un tornò. Dopo aver virato a destra in questo momento, il velivolo si riporterà sulla display line e dopo aver appruato 240 nodi necessari, quindi l'energia necessaria per appruare il velivolo, il comandante, il maggiore Severino De Luca, eseguirà un tornò, quindi un giro completo sull'asse di rollio. Pronti ad eseguire una bella foto del C27 che approva 20 gradi e da lì esegue un tornò, una manovra del tutto inusuale per un velivolo da trasporto medio corto raggio, velivolo che dopo aver terminato la manovra si riporta in allontanamento dalla pista per ricercare i parametri necessari per la prossima, il prossimo passaggio. Si eseguirà adesso il prossimo passaggio, ovvero il volo lento, o nel prossimo passaggio potrete vedere il velivolo volare a 110 nodi necessari per eseguire il volo lento, che avverrà non adesso ma nella prossima manovra. Adesso acquisiremo un'altra manovra a sviluppo verticale. Guardate, adesso il C27J tirare su circa 80 gradi up, raggiungendo 3000 piedi fino al top della manovra, e da lì con una velocità di circa 100 nodi eseguire questa virata sfocata accentuata, a testimoniare l'elevatissima agilità di manovra e resistenza strutturale del velivolo, che ritorna verso la display line a circa 500 piedi. Il velivolo poi in allontanamento dalla pista eseguirà il prossimo passaggio sulla display line. Un'altra virata John Derry necessaria per invertire il senso della virata, una manovra, come vi ho accennato, non comune per i velivoli di questa categoria, velivolo che dopo aver iniziato la virata a destra inizia a diminuire la velocità, quindi si enfatizza in questo momento la sinergia all'interno del cockpit del C27J con il maggiore De Luca Severino, che guarda fuori e cerca i propri riferimenti visivi per stabilizzare l'aeroplano, il copilota che stabilizza i parametri motori e il primo maresciallo Luca Sabbiani posizionato al centro, il flight test engineer che esegue il controllo della configurazione, apre la rampa e il portellone e proprio come vi ho accennato vedete il velivolo volare a 100 nodi in questo momento, la velocità più bassa ma sempre con un ottimo margine dalla velocità di stallo in questa configurazione di atterraggio, e se guardate la parte posteriore del velivolo potrete vedere la rampa e il portellone aperto a simulare un'uscita di paracadutisti o materiale in un ipotetico teatro operativo. Un'altra bellissima occasione per scattare la foto del C27J perfettamente stabilizzato a 100 nodi, vedete la parte posteriore del velivolo, le luci all'interno del carro, termina così il volo lento, vedete l'equipaggio riporta i motori alla massima potenza applicabile, viene ripristinata la configurazione di crociera, quindi si rialzano i flap, si spengono le luci di atterraggio, si chiude la rampa e il portellone, il velivolo entra in questa virata a destra, al termine del quale verrà eseguito il prossimo passaggio. Dopo questa virata sfocata a sinistra avremo l'opportunità di scattare un'altra bella foto del C27J durante una manovra, anche questa non comune per un velivolo convenzionale, ovvero il volo a coltello. Volo a coltello in cui la portanza viene generata esclusivamente dal timone di direzione, 22 metri
metri di apertura all'area del C27J che dopo aver abbruato leggermente inizia adesso il volo a coltello perfettamente stabilizzato sopra di voi. La forma in pianta del C27J che passa a 220 nodi, 400 km orari, l'energia necessaria per eseguire questa manovra. Ci avviciniamo al termine della presentazione del C27J che entra adesso in una virata Snyder sinistra, 240 nodi, sta andando a ricercare il pilota necessari per riportare, chiudere questa virata Snyder a sinistra e riportare il velivolo al centro del display dove verrà eseguita un'altra manovra, un altro roll non comune per un velivolo convenzionale, ovvero un Rolander. Ma non su di noi. Con il Rolander viene invertito il senso della virata, quindi l'equipaggio riporta di nuovo il velivolo away dalla display line e si prepara per l'ultimo passaggio. Sarà una simulazione di approccio ripido, ovviamente la simulazione di atterraggio verrà terminata a quota di sicurezza, ma vi vogliamo dimostrare la capacità del velivolo di a velocità piuttosto basse di poter fermarsi nel caso di una pista sottostante in uno spazio piccolissimo, quindi la capacità di utilizzare il velivolo su piste corte o semi preparate. Quindi dopo aver posizionato l'equipaggio, il velivolo a 1200 piedi, 400 metri di altezza, eseguito gli ultimi controlli per la configurazione di atterraggio, vedete i flap passati, le luci accese, il carrello estratto, dopo aver ricontrollato i punti visivi necessari al suolo per eseguire questa manovra, l'equipaggio picchia letteralmente, vedete il velivolo 30 gradi down a simulare un atterraggio ripido, quindi una manovra usuale in un anche in un ipotetico teatro operativo. Ovviamente la manovra viene stoppata e da lì si esegue l'ultimo passaggio o durante il quale potete salutare i miei colleghi che lasciano così la zona del display. Vedete, viene ripristinata la configurazione di crociera e da qui si riparte, si lascia la zona diciamo di presentazione e si riparte con la transizione verso la base di rischieramento posizionata.